sabato 15 novembre, immersi nella nebbia della Lombardia, cerchiamo di uscire. Ma guarda che si vede anche da qua, guardate che roba, ragazzi, c'è una roba bestiale. Stiamo tentando di uscire da questa nebbia. Danno bel tempo, eh. In teoria c'è al di fuori della nebbia, sì, c'è fuori dalla Lombardia, ovviamente. Però... stiamo andando in Emilia Romagna. Sì, più precisamente a Grazzano Visconti, borgo stupendo. Uno dei borghi più belli d'Italia. Borgo stupendo, dove dovrebbero essere già iniziati i primi mercatini, sì, di Natale. Sì, quindi andiamo a respirarci un po' di aria natalizia, così un po' in anticipo. Come vedete, siamo in macchina e non con il van, perché è successa un'altra delle nostre, ovviamente ne abbiamo fatta un'altra. Ovvero, l'altro ieri abbiamo ritirato il divano per il nostro studio, che tra l'altro vedrete prossimamente anche, perché sarà una cosa, un qualcosa di molto utile per il canale. Abbiamo spostato il sedile e ora non riusciamo più a rimetterlo, eravamo di frettissime, quindi abbiamo detto dobbiamo prendere la macchina e andare così, quindi pazienza. Quindi siamo usciti con la nostra bella macchinina, un'ora di distanza da casa, direzione Grazzano Visconti, vai che si va. Ma dove siamo? A me non sembra Grazzano Visconti. Ragazzi, anche voi, se non ci sentite entro un'oretta, chiamate qualcuno. Non possiamo neanche dormire, cioè siamo in macchina. Ma cos'è? Dove siamo? Questo cartello dice che a Grazzano c'è il Natale. Ma secondo me non vediamo neanche le bancarelle. Ma non ci crediamo. Siamo disperati. Bello che non si vede, cioè, neanche non dove si vede niente, non nulla. Si vede dove c'è il parcheggio, non si vede niente, niente. Non vediamo neanche il parcheggio. Camminiamo, ma lì c'è una ruota panoramica, ma non si vede. No, non si vede niente. Prima cosa, siamo venuti al Polo Nord, fa freddissimo. Secondo, ragazzi, non si vede niente, se no non vedo neanche le bancarelle. E adesso, ragazzi, andiamo a vedere Grazzano Visconti con la nebbia. Si vede niente. Vi mandiamo un po' di Natale. Che da qua a qua c'è la nebbia, quindi non si vede niente. Finita la musichetta. Adesso vi portiamo dentro ad uno dei negozi iconici di Grazzano Visconti. Dovete venire qua solo per questo se siete fan di Harry Potter. Bellissimo. E in più, noi, dato che siamo stati a Edimburgo, ragazzi, qua si respira un'arentina un po' scozzese. Assolutamente sì. Assomiglia un po' a Hogsmeade. A me un po' sì, assomiglia un po' a quello, a me un po' da quell'idea. Se siete amanti di Harry Potter, non potete non venire qua. Dovete venire all'Emporio Stregato. Un messaggino per Michael in diretta, Michael e Michela di Destinazione Felicità. Voi i vostri tramonti. Vi odiamo. L'Emporio Stregato, e mamma mia, vi faccio vedere la magia, guardate cosa tiro fuori, perché stasera, ovviamente nel sacchetto, raga, che si stava, sì, rompendo, nel sacchetto, non è che lo rubate, abbiamo paura con l'umidità che si rompe, esatto, magari, esatto, stasera appena arriviamo a casa Harry Potter e Burro Birra. Luca, sei consapevole che finiremo i nostri soldi? Noi adoriamo queste cose. Sento un uomo fallito e inutile. Bravo, fai bene. A parte me, cioè, hai speso 10 euro. No, 5 euro, 5 euro. Eravamo convinti di riuscire a prendere il riporto. Invece niente. Siamo andati dentro a vedere la casa di Babbo Natale. Era bellissimo. Ma c'era un Babbo Natale stupendo. Babbo Natale, secondo me. Ma era bellissimo sto signore, era stupendo. Solo che però non abbiamo figli, quindi ci vergogniamo a entrare.
Luca voleva sedersi in braccio. Sono delusissimo, era un signore bellissimo, grande Sardegna. Sì. Qua Grazzano è bellissimo anche con questa nebbia, veramente magico, a me ricorda tantissimo, continuo a dirlo, Edimburgo. Ragazzi, è Edimburgo. Cioè Edimburgo in miniatura, noi l'abbiamo vista col sole, ma è molto più bello così. Sì, perché tutte queste case in mattoni, è proprio, poi quell'atmosfera un po' spettrale, bellissima. C'è un'atmosfera bellissima, siamo davanti alla ruota panoramica super rumorosa, è pieno di cose da mangiare, di casette dove vendono cose da mangiare. E anche tanto artigianato. Tantissimo, guardate qua anche ci sono tutti i tavoli per sedersi. Era da un po' che non andavamo ai mercatini. Sì, noi siamo andati solamente ai mercatini di Trento che... bocciati durante il Covid, che erano tipo separati, cioè, una roba bocciati assurda. Bocciati, mamma ragazzi, la ruota panoramica è folle, guardate. Anticipazione dei mercatini, quelli che ci saranno un po' più seri. Questo qua sarà un video un po' scherzoso, un po' così, dai, un po' un pre-Natale. Questi giorni abbiamo pensato ad una meta ben precisa, una meta europea. Anche perché noi i mercatini di Natale non li abbiamo mai davvero vissuti se non una volta a Trento. Esatto. Perché voi non lo sapete, ma noi per anni e anni abbiamo esposto i mercatini di Natale. Esatto. E avevamo il banchetto. E abbiamo esposto per veramente forse anche 4-5 anni. Sì, sì. Quindi noi... Che divertimento, tra l'altro. Mamma, raga, bellissimo. Quindi noi abbiamo sempre avuto quella sensazione di andare ai mercatini di Natale. In realtà noi c'eravamo dentro perché li facevamo. Quindi ci è venuta in mente questa meta europea, molto famosa per i mercatini di Natale. Dove andremo prossimamente? E ci andremo perché ci sembrava irraggiungibile, in realtà è molto vicina. Sì. Quindi in un paio di giorni ci arriviamo. Comunque, andiamo. Eccomi qua ragazzi, allora direttamente da casa volevo darvi giusto due info su Grazzano Visconti. Allora innanzitutto dovete andare a visitarlo perché è un borgo bellissimo, molto medievale, è bellissimo in qualsiasi stagione, noi ci siamo stati anche a fine settembre con il sole pieno e il cielo azzurro, ma il suo vero fascino davvero lo emana in questo periodo con la nebbiolina come vedete in questo video, non so, a noi ricorda veramente molto Edimburgo. E quindi sicuramente ha un fascino molto più particolare in autunno e in inverno. A parte questo, se siete dei veri fan di Harry Potter, allora troverete l'Emporio Stregato, che è un negozio ovviamente tutto a tema Harry Potter, impazzirete, è piccolino ma davvero fatto molto bene e noi siamo stati anche in vari negozi in Scozia, Edimburgo e davvero alcuni sono molto commerciali, questo non dà quest'idea, quindi andate assolutamente perché se siete fan è la ciliegina sulla torta per andare a visitare Grazzano. Oltre questo i mercatini ci saranno, sono già iniziati, sono iniziati il 9 novembre, ci saranno fino al 6 gennaio. Controllate il sito ufficiale e il calendario perché ci saranno sicuramente vari eventi anche nei prossimi weekend, anche di dicembre, eccetera, quindi controllate lì. Ci sono tantissime casette natalizie con bravissimi artigiani, con tantissimo cibo di tutti i tipi, dolci di tutti i tipi, cioccolata calda, vin brûlée, veramente trovate di tutto. C'è una ruota panoramica, c'è un mega scivolo, una piccola pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale. Poi non sappiamo se per questo c'è bisogno di prendere un ticket eccetera, comunque vedrete tutto nel sito e poi ci sono altre cose che appunto andate a vedere nel sito perché magari perdiamo qualche pezzo, ecco, magari ci dimentichiamo qualcosa. Ovviamente mi raccomando andate anche a visitare il castello di Grazzano Visconti, anche lì vi consiglio di andare nel sito ufficiale del castello di Grazzano Visconti, di comprare il ticket online, ha un costo di 15 euro a persona, così scegliete proprio la data e non fate file inutili eccetera. Tra l'altro Grazzano Visconti è uno dei borghi più belli d'Italia, ha degli angoli, dei vicoli, veramente degli scorci che sono proprio bellissimi, dai lampioni, dalle case, proprio l'architettura, veramente a noi, ripeto, ricorda Edimburgo ed è veramente magica, ecco, si sposa bene tra l'altro con l'Emporio Stregato perché è proprio
È un borgo magico, ecco, non è un borgo come altri che abbiamo visto, molto belli sì, ma proprio un fascino tutto suo. Quindi niente, spero che queste informazioni vi saranno utili e basta, ci vediamo al prossimo video.